Chiedono le carte le opposizioni dopo gli esposti e le dichiarazioni pubbliche dei consiglieri di minoranza sui lavori non autorizzati, secondo Alberto Fossati, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la Lista Civica, la Città e Ricominciamo Insieme, cioè tutti i gruppi di opposizione intervenuti sul cantiere nell'area ATS2, quella del Pagianunz, dove dovrà sorgere il nuovo parco commerciale. Ora la richiesta scritta al Comune è quella di fornire tutti i documenti su cui si basa la presenza delle ruspe che stanno scavando nell'area e che, secondo l'amministrazione comunale, non stanno costruendo ma solo stabilendo un deposito di terra, cosa regolare e possibile. Secondo le opposizioni, però, la misura dell'area e la quantità di terra spostata è sufficiente per parlare di cantiere e che quindi si deve basare su un permesso di costruire, un permesso che in questo momento non c'è. In particolare Alberto Fossati, candidato del Partito Democratico alle ultime elezioni, punta sul fatto che questi lavori costituiscano già di per sé una questione paesaggistica e per questo motivo non possano essere derubricati a semplice creazione di un deposito di terra. La vicenda del cantiere o non cantiere sorto nelle ultime settimane in area ATS2 è l'ultimo sviluppo della vicenda del parco commerciale, che ha visto negli anni anche la Confcommercio locale schierarsi contro il piano di sviluppo dell'area, una questione che è stata al centro della campagna elettorale che ha comunque riconfermato Cesare Nai e la sua giunta, una questione che però rimane di grande dibattito in città.